Prima di iniziare ho bisogno di dirvi due cose. Uno, ho deciso che da ora in poi, in tutti i miei video, ogni volta che vi farò vedere un prodotto che mi è stato regalato o mi è stato dato da aziende per essere mostrato o comunque perché sono un influencer, ve lo scriverò in sovraimpressione. Penso che sia giusto nei vostri confronti. Io collaboro soltanto con due aziende, che sono Adidas e MyProtein, e diciamo che praticamente solo da loro io guadagno. Mentre tutte le altre volte che vi faccio vedere un prodotto con un'azienda con cui sono in collaborazione, spesso, sempre, si tratta di uno scambio di merci, nel senso loro mi danno la roba, io ve la mostro e me la tengo, quindi non c'è un vero guadagno monetario dietro, soltanto un pagamento in natura, diciamo. E anche in quel caso vi scriverò in sovraimpressione che si tratta di un prodotto sponsorizzato comunque che mi è stato regalato. Un'altra cosa che voglio fare, che non ho mai fatto nella mia vita e che faticherò a fare, è di chiedervi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche di upload. Questo perché ho notato che nonostante i miei video piacciono, e lo vedo dal fatto che siete molto positivi sia su Instagram che nei commenti, i miei video non prendono molti mi piace. Spero che sia perché ve lo scordate e non ci pensate, però per me, per il mio canale, è davvero importante perché aiuta a farlo crescere e a salire in graduatoria. Non, io non so benissimo che algoritmi ci sono dietro YouTube e come faccia un video a salire in graduatoria, però ho sentito dire anche da altri YouTuber, io mi fido, che questo è un metodo e un modo. Io ho notato anche in passato che quando vi ho ricordato di mettere mi piace a un video, voi l'avete fatto e infatti il video in cui vi ho chiesto di mettere mi piace ha fatto 2-3 mila like. E invece magari un video che è stato apprezzato molto, come secondo me quello di Zaful, ora in questo momento ha meno di 1000 like. E la cosa mi dispiace perché comunque io mi impegno, ormai sì, è diventato davvero un lavoro per me e questo non significa che cambia qualcosa nel rapporto fra me e voi. Tanto che mi permette di lavorare meglio o comunque di sentirmi un po' meglio, più appagata per tutto quello che ci metto, il fatto di essere anche riconosciuta con un mi piace che a voi davvero non costa niente, quello è davvero gratis per tutti, e il fatto che vi iscrivete al canale. Ok, detto questo, questa breve intro noiosissima, andiamo al video che è molto più divertente. Nuovo video. C'è una categoria di video che su YouTube va tantissimo ed è il video dei preferiti. Io non sono mai riuscita a fare un video del genere perché io con le cose sviluppo un rapporto che va oltre la preferenza. Io sviluppo delle vere e proprie ossessioni. Non sono mai riuscita a fare un video dei preferiti del mese perché le mie ossessioni o preferenze possono durare dai 2 giorni a una vita intera. L'altro giorno ho visto il video di una ragazza americana che esprimeva il mio stesso disagio e ha girato un video chiamato Le mie ossessioni del momento. E ho detto: sì, Nikki, ti capisco, condivido, lo faccio anch'io. Quindi in questo video vi farò vedere le mie ossessioni, le cose con cui sono in fissa in questo momento. E iniziamo da Netflix. Io non guardo tantissima TV, se non il trash del trash, cioè Alta Infedeltà su Real Time, e quindi per il resto utilizzo il computer. Spesso guardo video su YouTube, ma da quando poi mio fratello ha deciso di fare l'abbonamento a Netflix, ho iniziato a guardare le serie TV di Netflix e mi sono innamorata follemente di alcune. Le mie preferite in assoluto sono Revenge, primo posto, poi c'è, vabbè, Pretty Little Liars. Stranger Things, che non mi è piaciuto tantissimo, però ho seguito un po' la massa e l'ho guardato tutto, però non è proprio il mio genere. Un altro bellissimo è 13 Reasons Why. L'anno scorso io e una mia amica ci siamo guardate questa serie TV tutte le sere. Io prendevo il motorino, andavo da lei e la guardavamo perché ancora io non avevo Netflix. E adesso la mia preferita, che però al momento in cui sto girando questo video l'ho già finita, è La Casa de Papel, The Money Heist, che è una serie TV spagnola dove due dei protagonisti principali sono attori del segreto e
Ho guardato le 18 puntate in 2 giorni. Ho mangiato, respirato e bevuto quella serie TV. Fantastica. Davvero straconsigliata e bellissima. Altre serie TV per cui sono in fissa sono Il Segreto, che però, vabbè, quella è una fissa che dura da anni perché è come un po' Beautiful, e tutti i Masterchef possibili e immaginabili, sia italiane, che guardo su Sky Go, che di tutto il resto del mondo. USA, Canada, Australia, che secondo me è quella migliore al mondo, che inizia verso aprile, periodo di esami. E fare una puntata al giorno. Ottimo. Comunque, Netflix e serie TV sono la mia droga. Un'altra cosa per cui sono in fissa al momento è il pesto sulla pizza. L'ho assaggiata per la prima volta il giorno dell'evento GFC che ho fatto per McFit a Milano da Beato Te, perché lì hanno un menù abbastanza ristretto per pizze senza glutine, e tra tutte quelle che c'erano, quelle che mi piacevano erano due: o la valtellina, quindi quella con la bresaola, rucola e grana, oppure questa qui col pesto, formaggio, eccetera. Siccome prendo sempre bresaola, rucola e grana, ho deciso quella volta di provarla col pesto. Ora solo pizza col pesto. Poi ogni tanto vado in fissa con degli esercizi da seguire in palestra. Io spesso, quasi sempre, mi creo le mie routine, i miei allenamenti, in base anche a come mi sento. E ormai sto inserendo questo esercizio praticamente ogni volta perché ho una fissazione. Si tratta dei commandos. Per me sono un esercizio fantastico perché sento davvero lavorare tutto il corpo, sia l'addome o comunque il core che le spalle. Finisco questi esercizi con le spalle a pezzi, e questa spallina qui, questa definizione, questo stacco lo devo a tutte le volte che faccio quell'esercizio. Per non parlare della mia fissazione per le verticali, che le faccio ovunque, dovunque vado, sempre, comunque, viva le verticali. Che poi, cioè, ancora non sono riuscita a farla, Anche perché, tipo, quando vedete la foto di me con le gambe aperte, col ponte dietro, ad esempio a Budapest, cioè, ragazzi, esiste il multiscatto, Non è che io sono riuscita a tenere quella posizione per 30-40 secondi. Possiamo contarne 3-4, non mi sono schiantata né a destra né a sinistra, sono ancora viva, però, insomma, cioè, il multiscatto esiste. Un'altra cosa per cui in questo momento sto impazzendo è un'app. L'app di immobiliare.it. Io ogni volta che ho un momento libero, comunque ho già scartabellato tutto Instagram e quindi non so più cosa fare, apro l'app di immobiliare.it e cerco casa a Milano. Io mi trasferisco a Milano a ottobre. Le case ora non le troverai mai, perché o sono libera adesso o si liberano fra un mese o due. Di sicuro non trovo casa ora per ottobre, ma io le cerco e me le salvo. Ma soprattutto quando poi vado a vedere le case salvate e scopro che mi sono state prese e che non sono più sul mercato, mi arrabbio, ma mi arrabbio pesantemente. Cioè, no, vabbè, questa è una malattia. La malattia di immobiliare.it. Un'altra cosa per cui sono in fissa ormai da quasi un anno è la vaporiera da microonde. Ve l'avevo già fatta vedere nel video dei regali di Natale, probabilmente, ma vi giuro, per me questa è la cosa più bella che possano mai aver inventato al mondo. Io l'ho detto e non mi vergogno a ripeterlo: se la mia casa dovesse andare a fuoco e potessi salvare solo due cose, salverei l'una e questa. Non avrei più un microonde? Fa lo stesso. Ma questa me la porterei via. Mantiene il gusto delle verdure in un modo spettacolare. Cucino i broccoli e le zucchine senza sporcare le padelle, senza bruciarle, in un quarto d'ora. Ed è davvero la salvezza. Si lava facilissimamente, è di plastica. Jimmy è riuscito a fondermela perché ha messo il programma grill invece del programma vapore. Però se state attenti, e usate un attimo la testa, lo potete utilizzare perfettamente e non fonderla. Io l'ho comprata su Amazon, ma ho visto che la vendono anche da Tag. Un'altra cosa per cui sono in fissa su piano alimentare è il pancake. Voi l'avete capito ormai, io quando vado in fissa per una colazione sono capace di tenerla anni. La mia vecchia colazione l'ho tenuta 4 anni. Adesso sono in fissa con i pancake. Non ne sono drogata come ne ero per la mia vecchia colazione, che dovevo portarmi ovunque, anche me la sarei portata nel deserto. E infatti quando viaggio, magari sono fuori casa per colazione, mi arrangio. Però quando sono a casa, pancake tutta la vita. Farcito della mia
vera ossessione, il burro di mandorle. Mi chiedete perché non prendo il burro di arachidi o qualunque altro burro? Uno, perché il burro di arachidi non mi piace, non mi piace il gusto degli arachidi. Ho avuto una bruttissima esperienza da piccola, perché quando andavo al cinema la mia amica prendeva sempre gli M&M's, quelli con l'arachide dentro, e se li mangiava accanto a me. Questo odore, questo sapore che ristagnava lì accanto a me, mi è talmente stato addosso tutte quelle volte che andavamo al cinema, che adesso anche solo l'odore degli arachidi mi fa venire volta a stomaco. Gli altri burri non li prendo perché su MyProtein alcuni hanno l'olio aggiunto. Fa tanta differenza? No. Posso evitarlo? Ok, allora prendo questo, mi piace anche di più. Oppure me lo faccio io in casa se lo voglio particolare o diverso. E tutto questo si lega poi alla fine dell'altra mia ossessione, che è il latte di mandorle. Io prendo quello lì della Alpro, e questa combo pancake, burro di mandorle e latte di mandorle dell'Alpro, cioè, potete immaginare come vivo la mia colazione, potete soltanto immaginarlo. Altra fissazione del momento è questo braccialetto, che mi è stato regalato da Silvia, che è la ragazza che li produce, e sono in fissa perché ogni volta che faccio un viaggio o che parto, devo fare la foto figa con il braccialetto, il passaporto e la mano. Mi piace tantissimo, io ho sempre pensato in realtà di farmi un tatuaggio con il mappamondo, comunque il contorno del mondo, un po' come quello della Ferragni. Sì, che cliché, che banale, vabbè. Però non ho mai avuto il coraggio, in realtà io non ho il coraggio di farmi tatuaggi. Ho paura. Quindi questo è un buon compromesso per non farmi tatuaggio, la mamma è felice. Altra cosa per cui sono in fissa, anzi altre due cose per cui sono in fissa, riguardano il make-up. Sì, lo so, vi parlo di make-up. Scusate beauty guru, però ogni tanto anch'io. E sono questi due prodotti di Benefit, che sono una, la Precisely My Brow Pencil, che praticamente è una matita per le sopracciglia super mini. Come si fa qua? Così, guarda là. E si fa il contorno per essere precisi nel definire le sopracciglia. Dovete sapere che io un anno fa, sì, un anno fa, non sapevo nemmeno se truccassero le sopracciglia. L'ho scoperto grazie a Benefit, ma soprattutto grazie a quest'altra, che è stata la prima matita per le sopracciglia che abbia mai ricevuto, la Goof Proof, a prova di imbecille, lo sapete. Ed è questa matita per le sopracciglia che va a riempire. E vi giuro, mi ha cambiato totalmente la fisionomia del viso. Ora non esco di casa se non ho truccato le sopracciglia. Non so, cioè, boh, io basita da questa cosa. Altro preferito del mese, questo è davvero un preferito, me le porterei a letto, sono le come si chiamano questo? Ah, Pharrell Williams. Sono le Pharrell Williams Who bianche e rosa. Ok, bianche, nel senso ora sono sporche, e infatti questo è un po' il problema di queste scarpe, perché sono di tessutino e quindi qualunque sporcizia la risucchiano. Però dovete sapere che io ho anche sfiga, perché non mi è mai caduto niente, mai nella mia vita, sulle mie scarpe, qualunque scarpe io abbia mai avuto, mai niente. Metto queste, mi cade il caffè. Cioè, ma siamo seri? Siamo seri? Sono corsa a pulirle, era lavoro, e ho incominciato a camminare scalza per l'ufficio, perché ho detto, no, ragazzi, cioè, le avevo messe nuove il giorno prima, quindi proprio una sfiga assurda. Comunque sono bellissime, e so che vi piacciono, perché me le avete detto in tante, e vi giuro, sono le mie scarpe preferite. Anche perché sono rosa fucsia, uno dei miei colori preferiti. E infatti l'ultimo, ma non per importanza, ma perché sono dovuta andarla a pescare nella cesta dei panni della roba sporca, sì, infatti è lurido, è la mia felpina fucsia. Allora, questa me l'avete vista anche nei video precedenti, ed è quella felpina con i buchi sulle spalle e sui gomiti. E ora lasciate perdere che tutta era ingrinzita, magari c'è anche una macchia di pomodoro davanti, ma questa è la mia maglietta preferita. L'ho presa in un outlet vicino alla Spezia, lo Shopin, ed è di Amelie Milano. In quel negozio mi ricordo che l'anno scorso d'estate, perché io ho casa lì a Porto Venere, ho preso un sacco di cose carinissime e che metto ancora e non vedo l'ora di mettere quest'estate. E questa è una di quelle, vi giuro, ho un'ossessione. Quando è uscita di nuovo la primavera, oggi non guardo nemmeno il tempo perché ovviamente piove. Da quando è uscita la primavera e posso metterla, sono felicissima. Infatti ora corro a lavarla perché così posso rimettermela subito. Sembra che non mi lavi da un mese praticamente, sembra la stessa roba. Comunque, basta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono divertita a girarlo. Spero che le mie ossessioni possano
esservi d'aiuto a cercare di uscire dalla vostra, oppure a entrare e far parte del club delle ossessioni sane. Ok. Io vi ringrazio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Vi avevo detto che ve l'avrei ricordato, quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!